Allora, buonasera a tutti. Io sono il dottor. Allora, stasera è mercoledì e naturalmente l'intervento è dedicato a parlare della Tanzania, dovrei dire forse più Zanzibar, perché poi in linea di principio, soprattutto per coloro che vengono come pensionati, siamo un pochino tutti d'accordo sul fatto che la destinazione da preferire sia Zanzibar, però in qualsiasi momento uno si può anche trasferire in Tanzania, quindi non è che ci sia problema, tanto la legge sull'immigrazione sono le stesse, quindi non ha nessuna importanza dove può e dove vuole risiedere. Dunque, stasera è una serata che dedicheremo, a parte le domande, no? Dedicheremo a un video che ho già postato in rete, di Kona Re, che è un personaggio abbastanza famoso in Africa e che diciamo adesso, ma non l'ho capito io, è un po' in esilio in Italia, no? Perché è un personaggio abbastanza pericoloso e lui dice che se io vado in Africa, dove è del Senegal, no? Mi sembra di capito. Lo fanno fuori in 448. Va bene, questo è un video che lui ha postato molto interessante come aggiornamento su quello che sta succedendo nel Niger e in tutta quella zona lì, e poi parleremo di alcune novità per quello che riguarda non la residenza, diciamo le varie problematiche relative alle compravendite qua a Zanzibar. Allora, mi è stata fatta una domanda nel fuori onda. Era Patrick, no? Me l'hai fatta te, Patrick, la domanda. Chi me l'ha fatta? Vabbè, insomma. Cosa mi avevi chiesto? Cosa mi avevi chiesto? Scusami, abbi pazienza, mi è sfuggito. Cosa mi avevi chiesto? Me lo ricordi, per piacere? Ma Ah, pensare di parli di me? Sì, ecco. trick, no, trick Ah, era il no, caso. niente, se avessi novità, sì, No, no, insomma, niente. sulle iniziative legate alla prossima eventuale pandemenza. Quello Fabio lo sapevo, quello Fabio. Trick, ma avevi Ah, fatto una esatto. domanda. No, no, Max, non ero io, però Chi era? si era Chi era? chiesto di Scusatemi, Malanga. scusatemi. Ah, di Malanga, era un'importanza che. Ecco, sì, allora dunque, su Malanga io devo distinguere due periodi. Chi c'è qualcuno che non conosce Corrado Malanga? Ciao Giancarlo, benvenuto. Ciao. C'è qualcuno che non conosce proprio Giancarlo Malanga? Non c'è niente di male se non lo conoscete, volevo soltanto capire. Chi è che non conosce Corrado Malanga? Non c'è problemi, se non lo sapete. Voglio dire, parlo di un qualcuno che conoscete tutti oppure avete bisogno di una breve introduzione? Faccio una breve introduzione. Allora, Corrado Malanga è uno spezzino che di La Spezia, che ha lavorato come professore di chimica a Pisa, anche all'Università di Pisa, sì, all'Università di Pisa, per 30 anni, per 35 anni. E poi a un certo punto, siccome è una persona molto creativa, anche lui che insomma, diciamo, cerca di affrontare le cose a 360 gradi, insomma, no, è sicuramente un personaggio, ha cominciato a parlare su YouTube di tutte queste di tutte queste interviste che lui faceva a questi personaggi che si chiamano comunemente addotti, no? Comunemente addotti, cioè sono quelli che parlano, che hanno, cioè, insomma, persone che dicono di parlare con gli extraterrestri, con gli alieni, sono stati addotti, presi insomma, dalla Terra, portati nella navicella e tutto, insomma, tutte queste storie qui che ci sono, no? In rete, hanno circolato parecchio in rete, lui le metteva questi soggetti in ipnosi regressiva e li faceva praticamente l'ipnosi. Questa prima fase di lavoro che lui faceva, io l'ho ritenuta molto interessante,
interessantissima e l'ho seguito moltissimo sin dall'inizio. Devo dire, all'inizio ero un po' scettico, però tanto io ascolto tutti. Devo poi ammettere che sono stato molto interessato da questa cosa, l'ho anche contattato, insomma, è una questione molto semplice, e l'ho seguito fino per tutto quel percorso lì. Poi lui a un certo punto, siccome parlava anche della massoneria, parlava senza, devo dire, rispettare quei codici e quelle disposizioni, diciamo così, di prassi che bisogna usare quando si parla pubblico, che io vi ho sempre ricordato tante volte, quindi usare il condizionale, non dare mai niente per scontato, perché anche lui è un comunicativo, lui è un chimico che si è prestato, ci ha messo la faccia, diciamo così, per dire delle cose. Naturalmente va apprezzato, ma a un certo punto l'hanno bloccato perché ha cominciato a parlare anche un po' a sproposito, devo dire, della massoneria, buttando cose un po' di qui e di là. Sembra che sia stato avvicinato da due dei servizi segreti e da quel momento lì non ha più parlato. È sicuramente successo qualche cosa. Lui non l'ha mai spiegato. Io sono cose che queste l'ho saputo in maniera così, diciamo, altre persone, e ha cambiato completamente tipologia di approccio, va bene? Da quel momento in poi non mi ha più interessato, evidentemente. L'appunto che posso fare a Corrado Malanga, dal punto di vista, posso dire, professionale, è che gli devo riconoscere, da un lato, di aver utilizzato una tecnica come quella dell'ipnosi regressiva, nonostante lui non sia uno psicologo o una persona che potrebbe fare una cosa così, però l'ha fatta probabilmente con criterio, con coscienza, e ha raccolto tutta una serie di dati che però mi sarebbe piaciuto vedere su una rivista scientifica, perché siccome lui dice che ha pubblicato non so quanti studi, più di 50, ha detto, su riviste scientifiche, ha pubblicato tante cose e non ha pubblicato la cosa più importante sulla quale ha studiato probabilmente 10-15 anni. E questi, come io, ho pubblicato le mie ricerche e so che non è una cosa semplice, però con gli agganci, le connessioni, l'aiuto dell'università, una cosa e quell'altra, per lui sarebbe stata una cosa molto facile farla. Non so per quale ragione non l'ha mai voluto fare. Cioè lui ha pubblicato dei libri, ha scritto queste cose qui, dei libri, ma un discorso è scrivere dei libri, scrivere quello che fai nei libri, è un discorso è scrivere su una rivista scientifica, c'è come dal giorno alla notte. Questa questione rimane aperta, lui parla ancora di queste pubblicazioni, eccetera, eccetera, però purtroppo questa lacuna, dal punto di vista professionale, difficilmente spiegabile, rimane. Nell'ultimo periodo lui parla di tante cose, anche di fisica, di tante cose di qui, di là, di là. Sinceramente mi interessa molto meno, perché io un po' di cose le so e purtroppo la maggior parte delle cose che dice lui le dice non soltanto formalmente nella maniera sbagliata, come vi ricordavo prima, ma le dice anche nei contenuti vi dà le interpretazioni sue e non quelle vere dell'autore, e questo sinceramente dal punto di vista professionale non mi sembra una cosa che vada bene. Naturalmente sono di quei personaggi che fa comodo invitare, quindi come vedete spesso viene invitato perché è un personaggio Malanga, no? Quindi lo invitano, gli chiedono, adesso parla parla delle piramidi di Giza, egiziane, ha capito tutto lui, sa tutto lui, ha spiegato tutto lui, e quegli altri sono dei completi rincoglioniti. A me mi piacerebbe avere un confronto con Corrado Malanga, ma con me non vuol parlare nessuno, meglio così per tutti. Non che io, per carità, io farei solo delle cose molto cordiali, incontri molto rispettosi nei contenuti, eccetera, però è un dato di fatto che anche lui vi dice tutta una serie di cose molto tecniche, molto scientifiche, di cui la maggior parte delle persone non sa niente, perché devi essere un fisico, no? Deve essere un astrofisico, deve essere un archeologo, deve essere una persona che ha una certa cultura per riuscire a capire
se ti dice delle cose sensate o meno, e quindi la gente, siccome lui è un gran parlatore, un grande personaggio, una persona insomma anche diciamo stimabile per un certo punto di vista, tutti gli vanno dietro. Ora, impostando le cose come dico io, vedete qual è il problema? Se voi cercate i soldi e trovate subito il problema. Se lui impostasse le cose come vanno impostate, lui forse non troverebbe nemmeno un editore che gli pubblica le cose che dice, mentre se invece presenta le cose come le presenta lui, naturalmente vende più libri e magari c'ha anche 2, 3, 4, non so, case editrici che sono lì pronte subito a pubblicare il suo libro. Capite qual è la differenza? La differenza è come sempre nei soldi, e quindi lui fa bene a fare così. Io fossi in lui, in un certo senso, cioè non è che io fossi in lui fare uguale, perché io non lo faccio, non lo farei comunque. Però lo giustifico, lo capisco, perché grosso modo fanno tutti così. Sono dei grossissimi parlatori, ti sparano delle cose così, te non hai come cazzo fai a andare a verificare chi era Planck, chi era Bohr, chi era, non sa neanche che figura si fa su Google, uno, insomma, la gente non purtroppo si limita molto a quello che ascolta e rimane lì così. Quindi sotto questo punto di vista è una persona che è molto piacevole da ascoltare. Riguardo ai contenuti, avrei qualche dubbio. Non so se vi ho dato la risposta, comunque. Io purtroppo cerco di vedere sempre le cose in maniera positiva, però io le cose bisogna anche che ve le dica. Allora, poi Fabio mi aveva chiesto della variante prossima. Allora, ho parlato brevemente della variante del 2025, che il cui acronimo è SEERS, che vuol dire veggenti, preveggenti in inglese, quindi in questo caso hanno giocato su questa cosa. E poi c'è l'altra variante di cui mi ha informato, devo dire, perché alcune cose naturalmente io le acquisito tramite voi, mi ha informato Diego, che credo che si chiama Eris, no? L'hanno chiamata Eris, Diego, me l'ha mandato te il link, di cui però non so granché. L'unica cosa che, dalle altre informazioni, no, che si ricevono in rete, c'è un video curioso che ho anche postato su WhatsApp di un signore sembra in Texas, in una cittadina di 16.000 abitanti, quindi anche piuttosto piccola, fa questo video dal parcheggio della Target. Target è una grande azienda di distribuzione in America, non so se è diffusa in tutta l'America, ma certamente a New York. E anche hanno anche una farmacia all'interno. In genere, quando chi è stato in America lo sa, queste cose ora cominceranno a esserci anche in Italia. Si chiama il drive-in, quel sistema che ti permette di entrare in un negozio, non entrando ovviamente dentro con la macchina, ma entrando nel parcheggio dell'accesso, dal quale poi si va al parcheggio, c'è una finestrina, si fa l'ordine e, come succede a McDonald's per esempio, il commesso ti manda l'ordine in 2 minuti, vai poi quella è dove c'è il check-in, no? Dove metti l'ordine, poi vai al checkout e ti viene consegnato il sandwich, oppure le medicine che ha ordinato in farmacia. Lui faceva notare che in questo periodo, guarda, cosa strana, c'era un check-in, una zona di 16.000 persone, quindi poi c'erano anche altre farmacie, no? Non è che ci sono tante. C'era un drive-in, ne hanno costruiti 12. Ora, voi capite che 12 non è che hanno aggiunto, in genere come si fa in questi casi? Si aggiunge un altro sportello, no? Cioè, non è che ti puoi aspettare che di punto in bianco, se non sai già che succede qualcosa che giustifica un investimento di questo tipo, nessuna azienda mai farebbe una cosa di questo tipo. Ecco, questo è un dato certo per darvi la risposta, più di qualsiasi discorsi, perché ci sono in rete purtroppo tante persone che parlano, verrà questo, succederà questo, però tutti i discorsi. Questo invece è un fatto.
Quindi, come si dice in Inghilterra, act speak better than words. Quindi i fatti parlano meglio delle parole. Quindi, per darvi la risposta, purtroppo le indicazioni, questo è un fatto molto concreto, insieme anche alle altre, prospettano per un altro lockdown. Ovviamente non si sa ancora quando ci sarà, c'è chi dice che avverrà dopo Natale, voglia far passare Natale, poi boom, daranno la botta dopo Natale e poi possono invece iniziare e farlo in qualsiasi momento. Un'altra indicazione che vi do è quella della preparazione sui vaccini, che sembra, da persone che sono all'interno, hanno rilasciato interviste dicendo che i vaccini nuovi saranno disponibili dal 15 settembre, intorno alla seconda, terza settimana. Quindi ci saremo, oggi è 13, ci saremo. Anche questa è un'indicazione molto importante, perché è chiaro che non possono chiamare la pandemia, dichiarare la pandemia o il lockdown senza i vaccini disponibili, no? Questo è evidente. Come vedete, ci sono già due o tre indicazioni molto concrete che confermerebbero l'ennesimo lockdown, probabilmente nei paesi occidentali sostanzialmente equivalente a quello che abbiamo avuto 2 anni fa. Avete per caso domande o commenti a riguardo? Ecco Duilio. Ciao Duilio, come stai? Ciao, ciao, tutto bene. Buonasera a tutti. Buonasera. Flaviana ti saluta, eh? Ha detto di fare. Ti saluta. Grazie, ricontro tanto, vabbè, grazie allora, mille. Allora, senti, mi ha mandato anche... Duilio mi ha mandato anche delle note riguardo al Bluetooth e alle implicazioni del questo sistema, che è comunque un sistema di trasmissione dati, no? Perché sapete a cosa serve il Bluetooth? È quel sistema che permette di ascoltare una canzone in macchina, quindi a una certa distanza. Il Bluetooth funziona bene, funziona esattamente come funziona Wi-Fi o funziona. È molto probabile che sia in qualche maniera coinvolto anch'esso con le famose torri del G5 e diciamo il grafene all'interno, introdotto attraverso le vaccinazioni, all'interno dei vaccinati. Di questa cosa io ne ho parlato 3 anni fa, quando è pubblicata nel libro, quindi non è un segreto, quando i primi ricercatori in America iniziarono a prevedere questa cosa qui, anche perché sono tutti brevetti. Anche recentemente la Pfizer, nel marzo mi sembra dello scorso anno, ha ottenuto un brevetto proprio per la regolamentazione di tutte queste trasmissioni. Quindi non è che ci non è più il brevetto. Un brevetto, uno magari può discutere la natura e l'utilizzo, però un brevetto è una cosa certa. Un brevetto è una cosa certa, c'è un numero, un riferimento, spiega quello che serve. Quindi no, anche questo è un fatto, no? Non è. Purtroppo. Quello di. Scusa, di Bill Gates? No, questo qui è stato ottenuto, te lo dico perché lo controllavo prima, vediamo un po' se è ancora aperto. Questo qui è stato fatto un po' se questo no, adesso non ce l'ho più. Comunque è stato fatto dalla Pfizer, da un altro ricercatore, da due ricercatori. Uno è un ricercatore, ha anche controllato tutto, se volete vi do poi le informazioni precise, ed è proprio un ricercatore.
sempre. L'altro è uno studio legale, sono due nomi. E la cosa curiosa è che sono entrambi ebrei, eh? Perché è evidente che tutta questa cosa qui, lo zampino loro ce l'hanno, eh? Se ce l'hanno. E quando si va a vedere bene i cognomi, ho vissuto 20 anni, no? In una zona ebraica, Green Neck, una zona, quindi lo conosco molto bene, non è che parlo così per sentito dire, li conosco molto molto bene. Se si va proprio a vedere i cognomi, si vede che la maggior parte di loro sono sefarditi, non sono kazari. Non so se vi ricordate, l'ultima volta ho fatto un certo commento sui kazari o eschenaziti, cosiddetti anche eschenaziti. Sono anche questo in parte, questa cosa è presa, non in parte, questa cosa è presentata molto bene per chi vuole intendere nel pentagramma segreto, che è l'ultimo capitolo, il decimo capitolo della trilogia, eh? Molto bene, se uno vuole intendere, le intende le cose. C'era qualcuno che voleva intervenire? Quindi per darti la risposta, Duilio, sì, è molto probabile che ci sia una relazione, probabilissimo. Ora poi io non so bene quello che ti succede a te, va bene, non so bene, quello che mi chiedi sinceramente, io non li conosco, gli androidi, cioè i telefoni, quelli che non sono iPhone, ho sempre usato iPhone, non ho molto dimestichezza, però magari chiedi a qualcuno che si occupa di anche di riparazioni telefoniche, questo tipo che è un pochino informato, e magari te lo dici. Se vuoi porre la questione, c'è Franco in linea, ti può magari rispondere lui. Duilio, ti dispiace? Può essere interessante anche per gli altri. Non riesco, Duilio, a parlare in questo momento. Non riesco a parlare, posso solo ascoltare. Però mi serve un parere, piacerebbe sapere un parere di Franco. Sì, un parere di Franco molto volentieri. Ecco, sì. Bisogna che spieghi, bisogna che però capisca bene quello che chiedi. Capisci? Faccia, formuli una domanda precisa, che mi chiedi diverse cose in quello che mi hai scritto. Allora, andiamo a parlare un attimo del discorso di questo signore, che anche lui è sicuramente un personaggio. Io ce l'ho anche su, l'ho salvato su canale, eccolo qua, sul mio canale di Telegram, anche se non ho tanto tempo di perseguirlo, eh? Ecco, allora, come al solito, anche lui chiede soldi, no? È logico che non sosteniamo, una persona abbastanza. Allora, praticamente lui ha fatto un video, lasciatemi, spiegando quello che sta succedendo. Io l'ho anche caricato, sia su due canali. Dunque, cosa dice? Io l'ho ascoltato mentre facevo altre cose, però l'ho ascoltato. Questo video mi è stato mandato da Diego, che ringrazio. Dunque, lui cosa dice? Lui dice che quando è stata proclamata l'indipendenza dei paesi francofoni, poi ora vi devo fare una distinzione, che lui menziona il 1961, nella realtà non gli hanno dato nessuna libertà. Perché? Perché già precedentemente, nel 1943, quando c'è stata Bretton Woods, che ricordo, è avvenuto tutti questi accordi importanti, sono avvenuti a guerra in corso. Non sono avvenuti dopo la guerra, come in genere succede. Si sono messi d'accordo su chi vince e chi perdeva. A Bretton Woods lo sapevano già che la Germania e l'Italia avrebbero perso la guerra. Ecco, lui dice che questi accordi, presto avuto, io non ce l'ho fatta a verificare tutto quello che ha detto lui. Mi limito a troppo cosa fa. Vi limito a riportare quello che dice lui.
e perdonatemi se sbaglio qualche data o qualche cosa. Quando c'è stata Brandon Ouda alla Francia, hanno concesso, dovrà dare il contentino anche alla Francia, no? Hanno concesso di mantenere, poi è stato un vero e proprio trattato, mi sembra che siano 16 punti che lui legge anche, tutta una serie di privilegi su questi territori, che eventualmente non doveva essere firmato a Bretton Woods. L'ha firmato chi? Doveva essere sottoposto all'ONU e approvato dall'ONU. È quella l'unica organizzazione. L'ONU addirittura sembrava che non ci fosse nemmeno all'epoca. È stato un altro pasticcio. Quindi cosa è successo? È successo che è stata soltanto una cosa formale quella che hanno fatto. Intendiamoci, hanno fatto la stessa cosa nel Commonwealth in gran parte, però mi sembra di aver capito che nel Commonwealth l'Inghilterra ha, diciamo, ceduto molto di 16 paesi. Allora, ma facciamo un po' d'ordine. Partiamo, un minimo di ricerca sono riuscito a farla. Allora, intanto per paesi francofoni si devono intendere 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 21 paesi nei quali si parla francese. Cioè, questi originariamente erano tutte colonie francesi. Chiaro, no? Perché se parla francese, la lingua principale, vuol dire che i francesi sono andati lì a degli anni, evidentemente ha perso dei, erano appunto 21 e ne sono rimasti 13. Sono, eccoli qui, sono questi, eccoli, ci sono i paesi che sono il Benin, il Burkina Faso, la Guinea, il Mali, il Niger, il, ci sono quelli dell'Africa centrale che sono Camerun, Africa, ex Congo. Ha fatto un bel po' di pasticcio. Il Chad, la Guinea Equatoriale, il Gabon e vedete la Repubblica del Congo. Allora, ricorda che credo che sia successo, correggetemi se vi dico delle cose, vado a memoria, nel Burkina Faso che c'è stata una prima rivolta. Nel Niger, il Niger quando era sempre per i soldi, lo sapete, c'è l'uranio nel Niger e anche molti altri che comprava ad un prezzo irrisorio, voglio dire 80 centesimo, sarà 80 euro o una cifra nell'ata o al quinto, naturalmente è schizzato alle stelle perché non è più sotto il controllo della Francia. Comunque, quindi questa che in linea di principio, quando una nazione, successo anche nel Commonwealth, no, concede l'indipendenza, la prima cosa che fa formalmente, un attimo, ci siete, vero? Mi sentite, no? Solo formalmente consegna la banca centrale, cioè la moneta, no? Formalmente consegna la moneta, non sempre, ma formalmente la consegna. Quindi poi cioè lo Stato poi decide di utilizzare un'altra moneta o quella che c'era prima, oppure si utilizzano un'altra moneta. Va bene?
questo non è successo in questi 13 paesi, cioè loro utilizzano ancora quello che si chiama il CAF africano, che sarebbe l'euro africano, quindi hanno pieno controllo anche della banca centrale. E questa è la cosa che naturalmente fa una grossa differenza. Intendiamoci, come vi ho detto tante volte, ciao Luciano, buonasera, tutte le banche centrali, un po' più, un po' meno, sono sotto controllo. Alcune nazioni è stato concesso di coniare una propria moneta per ragioni che noi non sappiamo, va bene? Altre invece, come in questo caso, sono sotto il completo controllo della banca centrale francese. Quindi lui nell'elencazione di tutti questi punti fa presente che è tutto ancora sotto controllo della Francia. E questi paesi si stanno, sono paesi molto poveri, le materie prime e quando qualsiasi cosa succeda devono comprare ovviamente delle armi, devono passare attraverso la Francia, qualsiasi iniziativa devono fare, devono passare attraverso la Francia, i bilanci della nazione devono essere mandati in Francia, cioè è un praticamente un completo controllo, quasi al 100%. E questo naturalmente sono cose che non vanno bene, no? In un mondo moderno, insomma, come vedete, molte altre nazioni, la Tanzania stessa, molte altre nazioni sono riuscite bene o male a sollevare la testa, e la stessa India prima, grazie a Gandhi, tutte queste cose. E molte nazioni invece ancora sono in queste condizioni qua. Ma il punto è che l'analisi e eventualmente il commento dopo 2 anni che io sono qua, che posso dirvi a controaltare, no? Cioè dire bene, benissimo, è giusto che queste persone, queste nazioni molto povere abbiano la loro sovranità, la loro indipendenza, benissimo, tutte belle parole, giusto, giustissimo. Io vi ho detto tante volte che qui siamo in Africa, questo è un paese, non è un paese ricco, sono ancora margini di povertà notevoli, ma c'è anche il proverbio che qui non muore nessuno di fame in Tanzania e Zanzibar, so se sia vero, però effettivamente persone in giro che ti fermano, che ti chiedono soldi, queste cose qui che sono molto comuni e anche molto antipatiche. Per esempio, se te vai in Egitto, che dovrebbe essere già un paese molto più avanzato, no? Per certi aspetti, quantomeno per la storia dell'Egitto, e qui non ci sono, qui non c'è niente del genere. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che ripeto e voglio essere chiaro, io ho insomma, mi piange il cuore, come si dice, no? A vedere questa povera gente che insomma meriterebbe sicuramente una vita decente, una vita decorosa, eccetera. Però posso dirvi, per quello che posso aver visto io qua in Africa, che gran parte della responsabilità ce l'hanno anche loro. Perché? È semplice. Questi non hanno iniziativa di nessun tipo. Fosse per loro non farebbero niente dalla mattina alla sera, e quindi capisci che quando ti trovi in una condizione, uno che va lì con un minimo di iniziativa e si mette a intraprendere e ha del talento, ovviamente intendo un bianco, e comincia a fare business, è chiaro che questi non riescono a capire niente di quello che faccio io qua. Non mi seguono, faccio una fatica tremenda a fargli capire quanto è importante essere puntuali, a quanto è importante essere rispettosi, a quanto è importante avere professionalità, a quanto è importante lo studio e il documentarsi, a come si devono vestire. Devi dire tutto. Quindi voglio dire che devono essere prima di tutto loro a dimostrare con la non violenza che vogliono vestirsi meglio, che hanno iniziativa, che hanno motivazione, che vogliono studiare, che apprezzano se, come sto facendo io, dai qualche volta delle borse di studio, tante volte le dai e non l'apprezzano nemmeno. Cioè, delle cose che a un certo punto dice, ma che cazzo me lo fa fare a me? Scusate, tanto qui, ragazzi, non c'è. Ma che me lo fa fare a me di aiutare questa gente qui che non vuole fare nulla? Quindi io capisco anche, non le capisco, però finché loro, posso e concludo,
mondo, finché loro non riusciranno ad alzare la testa, non con la violenza, ma con l'intelligenza, con la buona volontà, con la motivazione di imparare, con la violenza secondo me vanno da poche parti. Ma la rivoluzione che ha fatto Gandhi l'ha fatta con le armi? No, l'ha fatta, diciamo, con la consapevolezza. Poi l'India è un grande paese, una grande cultura, non dimentichiamoci che Gandhi era massone, e tutte queste cose qui si ottengono attraverso le massonerie. Ma pensate che ci sia un paese al mondo che è stato fondato senza il supporto e l'approvazione della massoneria? Ditemene uno, tirate a indovinare. I firmatari della dichiarazione di indipendenza americana, che è stata una cosa molto così, io lo spiego nella trilogia, tutti massoni, tutti. Chi ha scritto la Costituzione? Che magari ha detto. Scusami? Fabio, ha detto anche magari. Ha detto anche Malanga o Magaldi? No, Magaldi. Magaldi, ora poi vi dico che è successo con Magaldi, ve lo racconto perché è stata una cosa buffa. Ci ho avuto un mezzo incontro, uno scontro, perché io poi quando sono con questi evidentemente li viene l'urticaria quando parlo io. Allora, non c'è stato un paese al mondo che è stato fondato senza l'approvazione, direi, ma non l'approvazione, senza... insomma, sono stati fondati tutti da loro, tutti per volontà di iniziati, tutti i paesi al mondo, ma anche l'Egitto, anche la Mesopotamia. Ma leggetelo nel libro, c'è scritto nel libro, tutte queste cose qui ci sono scritte, tutte. Ma è risaputo che anche Gesù fosse un iniziato, un rabbino iniziato sicuramente, all'ordine del Melchizedek, come si chiama? Probabilmente, vediamo sempre il condizionale, ma era sicuramente un iniziato, perché non sarebbe diventato, c'è anche un libro famoso che parla dei grandi iniziati, no? Lo conosci, Fabio, l'hai mai letto? Leggilo, libro molto bello. Oh. Quindi, questo no. Se vuoi ti manda anche il link, i grandi iniziati, sentito. Leggetelo tutti, credo che ci sia una versione anche in italiano. Quindi bisogna un attimino anche un po' svegliarsi in queste cose qui. Evidentemente, se le grandi, se questi movimenti non hanno un supporto politico dai fratelli presenti all'interno del territorio, che con spirito di fratellanza e si uniscono con le grandi massonerie internazionali e fanno una grande operazione diplomatica presso la banca centrale francese, che è ovviamente gestita da un fratello, sicuramente, e non arrivano a niente. Perché quello che stanno facendo per gli accordi che gli hanno dato, che hanno ottenuto, la Francia ha ottenuto nel 1944, evidentemente dalle nazioni più importanti, importanti e completamente legali, possono andare lì e sfasciare tutto, e hanno il diritto di farlo. Vi dico una cosa che spero che non succeda, no? Però tutte queste rivoluzioni che stanno facendo, per il momento li lasciano fare. Evidentemente è un momento molto particolare, li lasciano fare. Avete visto oggi o ieri Macron è andato a inaugurare il campionato del mondo di rugby, che è uno sport molto violento, però quando è giocato bene è, a mio avviso, veramente fantastico, soprattutto quando gioca la Nuova Zelanda, no? Tutti questi paesi che hanno una grande cultura di rugby. È andato lì e l'ha abbordato di fischi. Se andasse alle elezioni domani, Macron prenderebbe il 10-12%, sì e no. Quindi vi ho fatto una sintesi. L'intervista in italiano io non ho bisogno di spiegarvi troppo. Ascoltatevela, perché è probabilmente la fonte più autorevole
e che vi dice, per, almeno per darvi un'idea, per un interessato, non ha bisogno di me, parla italiano, lui parla italiano è piuttosto buono. Ecco. Quello che spiega lui, che hanno fatto i francesi nel fosse comune, l'hanno fatto tutti, tutti. L'hanno fatto prima i Sumeri, poi l'hanno fatto, l'ha fatto Alessandro Magno, scusate, Alessandro il Grande, l'hanno fatto i Romani, l'hanno fatti tutti, tutti. La prima cosa che fanno, gira e gira, vanno a prendere l'oro, guarda caso. E poi dopo fanno fuori quelli soliti che non contano nulla e poi quegli altri se li coccolano, i Romani se li portavano a Roma. Le migliori famiglie, non ve lo dice nessuno queste cose. Le ho anche scritte, credo, nella trilogia. Le migliori famiglie più ricche, famiglie nobili della Palestina, sono state portate a Roma. Tutte qua, tutte iniziate, naturalmente. E poi sono diventate le famiglie patrizie romane. Quindi loro di ebreo non hanno, sì, loro sarebbero i veri ebrei, ma di ebrei all'epoca non esisteva nemmeno, il territorio si chiamava Palestina, non si chiamava mica Stato Israele, il Stato Israele è stato costituito dopo, credo nel 44, grazie all'imbroglio sulla prima guerra mondiale, spiegato tutto nella trilogia. Mi fermerei qui per il momento. Avete domande o commenti? Luciano, buonasera. Aspetta, vediamo Duilio. Buonasera, dottor Max. Sempre un piacere ascoltarla. Come ho detto l'altra volta, io già ho avuto modo di ascoltarla un paio d'anni fa. Lei aveva appena cominciato a trasmettere dalla Tanzania. Adesso siamo collocati in Albania, ma il prossimo anno è tutto da vedere. Grazie molte per il suo impegno. Grazie a te, ci mancherebbe. Benissimo, io saluto anche Henry. Ciao Henry, vediamo un po'. Sì, sei già tra gli amici, quindi se mi puoi scrivere non ci sono problemi. Spero di non fare la fine di Malanga, per carità di Dio, non credo a questo punto che sia possibile, però teniamoci a Malanga, se lo incontro, anche se non sono magari d'accordo su certe cose, insomma, che dice ultimamente, lo incontro con grande piacere, perché sostanzialmente credo che sia in buona fede, ecco. Lui lo invitano, parla delle piramidi e lo invitano, no? E a me non mi invitano purtroppo, perché io parlando di cose diverse, a me non mi invitano, magari questo vi deve far riflettere. Già questo fatto qui vi dovrebbe forse far riflettere sui contenuti. Vabbè, andiamo avanti, benissimo. C'è qualcuno che ha altre domande, commenti su quello che abbiamo appena detto? Erika, ti ringrazio, mi hai mandato il libro dei grandi iniziati. Spero che tu l'abbia letto. L'hai letto? Sì. Erika, l'hai letto il libro? Ti è piaciuto? Moltissimi anni fa, molto bello, ma moltissimi anni fa, devo rileggerlo. Ecco, sì, è una cosa molto interessante rileggere i libri come rivedere i film a distanza di anni, perché quando si rivedono le cose a distanza di anni, ovviamente... si dice, ma guarda te, aveva detto quella cosa lì, non l'avevo capita, non l'avevo notata. Sì, proprio succede molto spesso anche a me. Ogni tanto mi riguardo i video di Max, di Jordan Maxwell, di Justus Mullins, che parla con un accento della Virginia, no? Quindi siamo già, insomma, negli Stati Uniti del Sud. Mamma mia che fatica, anche adesso faccio fatica a capire quello che dice, anche tanti altri autori che io tanti non li ho menzionati nella trilogia, ma effettivamente forse meritavano di essere menzionati. Benissimo, allora torniamo a dove eravamo. Benissimo, allora altre domande?
se no si arriva al discorso. E quello che dico, lo dico con, in un certo senso, con dispiacere, ma anche con grande piacere, perché Franco, che ovviamente quando vado a Zanzibar ci vediamo sempre, no? Può confermare praticamente tutto quello che vi dirò adesso, anche perché in un certo senso è parte in causa. Allora, vediamo di riuscire ad affrontare questo argomento sul quale sto ancora lavorando, per quello che ho appreso sino adesso e con la speranza a far sì che voi capiate qual è la situazione. Allora, posso dirvi questo, che per evitare, faccio questa premessa, per evitare qualsiasi tipo di malinteso, in sintesi, confermo tutto quello che potete ascoltare, che ho detto negli interventi precedenti, parlando ovviamente del piano B e piano C, eccetto quello che vi ho detto sulle compravendite. Comunque la soluzione c'è, perché se una persona vuole venire, basta lavorarci un po' e si trova un appartamento in affitto in qualsiasi momento. Avete le condizioni per venire per la residenza, sono le stesse, identiche, non è cambiato niente. Le condizioni per il famoso certificato per il momento, grazie a Dio, sono le stesse, quindi non ci sono problemi. L'unico problema è che se poi si va in lockdown, bloccano i voli, bisogna poi un po' vedere come si fa. Comunque speriamo che non succeda. L'unica cosa che cambia è che ultimamente stanno passando una disposizione di legge, e la cosa che mi fa arrabbiare, imbestialire, è che non c'è una legge ancora scritta, però sono come disposizione. Queste sono eredità della Common Law, perché nella Common Law non esistevano una volta le leggi scritte tanti anni fa, esistevano le leggi dell'uso locale, quindi andavi in una zona, c'era un certo tipo di usi e applicavi quelle leggi lì, no? Scritte, più dette che scritte, andavi in un'altra zona, in Africa, a qualsiasi parte del mondo, trovavi disposizioni diverse, ma non esistevano le leggi sono appunto state fatte inizialmente in tante zone da i Sumeri, il trattato di Hammurabi, vada a memoria, scritto nella trilogia, addirittura si parla di millenni prima di Cristo, e poi ovviamente sono arrivate in Egitto, poi sono arrivate a Roma, è partito il diritto romano, e che poi si è in un certo senso contrapposto a quello del cosiddetto della Common Law, che era invece in vigore, che è stato adottato principalmente dal Commonwealth e dalle leggi britanniche, va bene? È tutta nella trilogia, spiegato bene, ora non è l'argomento, non ne voglio parlare. Ora cosa succede? Succede che il ministro praticamente ha detto no, a questo punto qui abbiamo bisogno di soldi, gli stranieri che vengono devono praticamente venire comprando un business, o comunque facendo business, e attraverso questo business noi gli possiamo rilasciare il famoso title deed. Quindi da questo punto in poi non è che non si può venire, attenzione, si può venire, però si può venire alloggiando soltanto in affitto, finché non c'è un chiarimento della legge. Quindi attenzione, il paese di Zanzibar rimane aperto, stesse condizioni che abbiamo in Tanzania. Potete venire, trovare una cosa in alloggio, avete il vostro visto per 2 anni, non vi dà noia nessuno, non ci sono problemi, però potete fare, tra virgolette, business soltanto online. E ricordo, se c'è qualcuno giovane, che magari o qualcuno che ha un figlio, insomma, magari giovane, diciamo 30 anni, 35, il futuro è comunque quello lì.
futuro è comunque quello lì, Schwab ce l'ha scritto chiaro, che il 90% dei lavori saranno condotti online, il resto lo faranno le macchine. Quindi ci sarà un 10%, un 15% di persone che forse ti verranno a imbiancare una casa se hai bisogno di rinfrescare la casa. Magari si inventeranno un sistema per cui ti dicono: esci dalla casa, c'è un sistema automatico con i robot. Vedete che i robot fanno tutto. L'avete visto, io li sto postando anche su WhatsApp. I robot, un robot, se te li dici lo programmi per imbiancare una parete e te la imbianca. C'è già questa tecnologia qui. Non pensate che sia una cocchina, non c'è bisogno neanche degli imbianchini. Ci saranno bisogno ancora di alcune cose che saranno un misto fra la tecnica e l'intelligenza artificiale, che per tutta una serie di ragioni le macchine non possono fare. Se no un robot ti fa tutto oggi. Ma guardate che non è, si parla del futuro. Ce l'hanno già questa tecnologia qui, perché loro sono 15-20 anni avanti. Quindi se adesso a noi fanno vedere dei robot che vanno in giro o fanno praticamente, si muovono come persone umane vestite con una divisa, hanno fatto proprio, lo hanno fatto vedere a New York, no? Questi qui. Te non li conosci nemmeno, non sai se sono umani o sono robot, ma sono robot. Ecco, quindi tranquilli, la legge praticamente non esiste, accontentarci, speriamo la facciano, e questa è una notizia che in un certo senso non ci doveva essere, perché io, come sapete, vi dico sempre la verità e mette un attimino in difficoltà tutti, mettono in difficoltà per fortuna solo marginalmente Franco, perché Franco non deve costruire niente, ha già la casa, ci abita dentro e ho parlato anche con gli avvocati, non c'è nessun tipo di problema per lui, assolutamente, nessun ordine tipo. Poi c'è anche un contratto di vendita, di acquisto e quindi vabbè. Ma se uno deve comprare un appezzamento di terreno e farci una costruzione sopra, in questo momento non la può fare. Si può fare, perché c'è la soluzione a tutto, il dottor Max le trova le soluzioni, però non è una soluzione che posso suggerire, perché non dimentichiamoci, io qui mi presento come consulente, no? È inutile che giri intorno alle cose. La soluzione, se proprio uno vuole comprare un terreno, si trova, però a quattro occhi vi spiego per bene qual è la situazione e in questo momento io vi dico che non è una situazione che io suggerirei. Quindi bisogna andare in affitto, orientarsi sul discorso in affitto, e se vi ricordate bene, per chi mi segue, io ve l'ho ripetuto almeno 10 volte che la maniera migliore per venire è venire qua, stare 6 mesi in affitto e poi dopo si ragiona. Quante volte ve l'ho detto? Quante volte? Le due persone che sono venute e che poi hanno deciso di comprare dei terreni, perché sono andata avanti con loro? Perché questa legge non esisteva e perché sono venute e hanno visto comunque, mi hanno conosciuto, hanno visto il posto, hanno approvato tutto e mi hanno dato il power attorney, quindi l'autorizzazione per trovare dei terreni per nome e per conto loro. Io tutto quello che mi hanno chiesto l'ho fatto. Sono dei contratti, li ha visti anche Franco, è stato tutto nero su bianco. Dimentichiamoci che purtroppo, come sappiamo, e mi dispiace dire queste cose perché però i politici sono politici un po' da tutte le parti, evidentemente anche qua qualche cappella la fanno. Perché vi dico una cappella? Perché come fai a obbligare a fare business a uno che ha comprato una zona, una proprietà in una zona residenziale? Se poi hai bisogno di soldi, mettici una tassa, no? Come ce l'abbiamo noi, una tassa sulla prima casa, lì c'è la seconda casa, ci mette una tassa per i non residenti, va bene lo stesso, non succederà la fine del mondo se chiedi anche 2.000 o 3.000dollari su un terreno perché ha bisogno di soldi. Tanto voi, politici, avrete sempre bisogno di soldi, siete un colino, vi si dà 5, volete 10. Vi prendete 10, vi offriamo 10, volete 20.
siete dei completi parassiti. Io non so quanto può andare avanti la vostra vista, tipo, ma mica tanto, eh. Non hanno limite a niente. Tutti uguali le tre parti. Qui dai la busterella e magari risolvi il problema. In Italia o nei paesi occidentali evoluti, un po' neanche più dalle busterelle, e quindi il problema ti rimane lì magari anni e anni, o poi vende la casa perché il geometra ha sbagliato, ha fatto il condono. Si vive in un mondo civile, no? Un mondo post-industrializzato, e ci vantiamo anche, ce l'hanno proprio venduto bene 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 tutto questo casino, ci abbiamo creduto fino a pochi anni fa. Adesso purtroppo ci stiamo risvegliando. Domande? Sapete cosa succederà adesso? Vedo che proviamo a fare una proiezione, no, delle conseguenze anche economiche che questa disposizione porterà. Scusate. Guarda, scusate un attimo. C'è anche Mary. Ciao Mary, come stai? Devo salutare. Ora non ti voglio disturbare. Ciao Massimo. Ciao ciao. Ciao a tutti. La nuova regola di interazione. Ciao. Allora, poi magari ti riascolti per bene l'intervento, eh? Ho detto le cose molto importanti che ovviamente riguardano tutti coloro che vogliono venire e che possono ancora venire, perché ricordatevi, il problema principale è la residenza, e soprattutto per i pensionati, grazie a Dio per il momento problemi zero, massimo 3 giorni si ottiene la residenza. Questa è la cosa più importante, non è quella che vi dicevo prima. Quella si può gestire, si va in affitto. O io non sono in affitto qua. Io vivo in Tanzania, ho mia Zanzibar. Io sono in affitto. Non mi ha comprato niente, non potevo comprare nulla. Poi ho avuto la fortuna che mi hanno concesso, parentesi, e poi dopo vi dico le conseguenze di quello che può comportare queste stupidaggini che stanno facendo questi, o me li fate chiamare per nome, questi qui di Zanzibar. Io sono venuto qua, i primi 3 mesi sono stato a Kipepeo e poi nel resort, no? Dove molti di voi siete già venuti, e quelli che verranno io sistemerò per i primi 2 o 3 giorni. Io poi mi sono innamorato del mare che c'è lì, perché c'è proprio il golfettino che cercavo io, no? Dove vado a fare le mie corsette ogni tanto la mattina, non c'è nessuno, la spiaggia è tutta mia. Vado lì alle 6, i pescatori sono già partiti, quindi non c'è nessuno e non sono ancora rientrati. Non c'è nessuno, posso incontrare ogni tanto qualcuno, tutta mia, cioè come sono tutta mia. E quindi io ho detto, dove vado? Io qui c'è tutto quello di cui ho bisogno. Bene o male mi hanno detto che è un posto sicuro, tranquillo. Dopo 3 mesi mi sono cercato, ho cercato una casetta. Io in genere ho fortuna con queste cose, l'ho trovata subito. Ho detto, la casina doveva essere ristrutturata. Ho detto, beh, la ristruttura. Dopo ma neanche 6 mesi sono andato a firmare il contratto. La signora padrona di casa è rimasta sbalordita quando l'ho invitata appunto alla festa di Natale. La casa era già quasi finita, tutto a posto, ho fatto un sacco di complimenti, era senza parole. Quando dopo poco siamo andati a firmare il contratto, mi ha concesso un contratto di 5 anni alle stesse condizioni contrattuali. Io pago $125 al mese, ho 2 camere, 2 bagni, salotto, che dove faccio i miei interventi, un salottino, e poi ho 2 camere matrimoniali, e poi ho un cuscinotto fuori, ho un cortiletto dove ci ho messo un ombrellone, ho rifatto tutto, ci ho messo la doccia, ho un'aiola tutta bella col giardino, un albero, ci ho piantato anche un albero, e ingresso privato,
praticamente mi ha concesso un contratto che è come se io fossi il proprietario della casa, rinnovabile 5 anni per tutte le volte che voglio. È stato un miracolo, perché io non l'ho neanche chiesto. È chiaro che nella casa ci avrò forse speso, a parte il mio lavoro, perché mi piace, io mi diverto a lavorare con le mani, quando le cose posso le faccio da me, forse 10.000 euro, forse 10.000 euro, però è valsa la pena. Quindi, come vedete, è successo a me, con un po' di buona volontà, può succedere anche un altro se viene qua, no? Magari con l'aiuto del dottor Max, perché poi ci sono anche coloro che sono venuti e fanno i furbi. Pensano di ritornare qua senza l'aiuto del dottor Max. Io a loro gli faccio tanti complimenti, ma siccome è gente che non sa l'inglese, non ha nessuna esperienza internazionale e non ha nessun tipo di riferimento e di contatto, perché come vedete ci vuole un grandissimo lavoro, Franco ve lo può dire, ed è difficilissimo perché il console onorario è super occupato, è molto difficile anche nella comunità italiana trovare persone che hanno tempo e voglia di fare queste cose. Io gli faccio dei grandi auguri, delle grandi in bocca al lupo, però che poi dopo non mi vengano a cercare dopo, perché dopo il dottor Max non è più a disposizione. Se invece mi dicono: guarda dottor Max, c'è questa situazione così e così e così, vorrei consultare un altro consulente per fare questa cosa così, cosa ne pensi? Si può fare? Ci vuoi parlare? Ma certamente. Ma dov'è il problema? Però voglio che mi si dicano le cose chiare in faccia, perché io ho tempo da perdere, non ce n'ho, perché qui non si parla di business di centinaia di migliaia di dollari, va bene? Oppure di tanti soldi, qui si parla veramente di 2 centesimi, e io se dedico il mio tempo per poche lire, pochi euro, bisogna che almeno veda che le persone hanno un certo rispetto, una certa cordialità, e che non mi facciano le cose di dietro. Perché io, come Putin, i traditori non li perdono. I traditori mai. Tutti posso perdonare, meno coloro che mi tradiscono o che perlomeno fanno i furbi. Scusatemi se vi dico queste cose qui. Perché chi mi conosce, come per esempio Erika che è venuta, Franco, loro queste cose ormai mi seguono, tanti o altri che sono venuti l'hanno capite bene, però purtroppo molti che sono venuti, alcuni che sono venuti non l'hanno capito, e questo naturalmente non è una cosa che mi va bene, eh? Quindi coloro che non sono ancora venuti devono capire che se purtroppo si devono appoggiare a me, io c'ho questo carattere qui, bisogna, ho alcuni pregi, ho anche alcuni difetti come tutti, e io ho questo difetto, no? Mi si dice le cose in faccia, va bene, altrimenti non vi posso assistere. Io lo faccio anche per selezionare un po' le persone, perché io voglio portare persone qua di qualità, non necessariamente dovete essere ricche, ma ricchi, ma dovete essere persone di qualità, persone per bene, se no purtroppo non vi posso assistere. Avete per caso domande? Avete sentito, no, quello che ho detto? Sì, sembra la ricezione sia buona. Franco, hai per caso, vuoi aggiungere qualcosa su quello che ho appena detto? Un commento, naturalmente lo puoi fare, vivi lì da un anno. No, insomma, quant'è che sei arrivato? Sei arrivato a gennaio, no? Sì, esatto, a gennaio. Ma è un commento, ma in merito a cosa di specifico? No, in merito a quello che ho detto io, a quello che abbiamo capito fino a questo momento, eccetera, eccetera. Allora, sì, effettivamente qui se non hai un appoggio è un casino districarsi, perché io ho avuto l'esperienza di entrare dentro edifici pubblici di amministrazione, ed è come entrare dentro un saloon del Far West, cioè
se non conosci la lingua, non dico impossibile, ma quasi. Poi mettici che il tempo qui per loro è un qualcosa di relativo. Sì, l'aggancio è indispensabile, assolutamente. Bene, benissimo. C'è qualcuno che vuol fare delle domande? Ripetiamo un'altra volta, Franco, se non ti dispiace. Scusami, Franco, un attimino soltanto. Perché ci sono molti magari che non erano all'ascolto la volta scorsa. Per quel poco che posso fare io, no? Perché recentemente abbiamo recuperato il contratto, no? Il famoso contratto che hai firmato. Ti ho chiesto qualche soldo per il mio tempo? No. Ti ringrazio. Bene, allora, qualcuno ha domande? Abbiamo comunque fatto un'oretta, anzi più di un'oretta, quindi diciamo che... Ma dovevi parlare di Conare, non dovevi parlare di Conare, no? Ne ho già parlato, Franco, non hai sentito? Sì, pensavo andassi un po' più giù nello specifico. No, ma perché comunque... no, vi ho fatto una sintesi di quello che ha detto lui e poi ho fatto magari un po' di commenti miei, no? Però il video è in italiano, lui parla benissimo italiano, se lo volete vedere, che vi devo fare? Io sono contento se vi devo fare delle traduzioni dall'inglese, ma un video in italiano, andate e ascoltatevelo, cioè dice tutto lui, no? Caricato sul canale, no, dicevo, via, io ho ancora questi due o tre posti a disposizione, ho parlato con due o tre persone che sono anche all'ascolto stasera e aspetto notizie, perché io, come ho detto, e poi sapete che io rispetto le cose, io massimo a fine settembre devo sapere le cose, perché dopo chi c'è, chi non c'è, siamo all'anno dopo, anche se devo dire, e ve lo dico perché è una novità, dovevo iniziare i lavori di ristrutturazione alla proprietà di Giacomo, ma in questo momento ho dovuto bloccare tutto, quindi non sarò comunque impegnato perché sto lavorando anche su altre cose, però diciamo una certa flessibilità dovrei averla, perché non essendo impegnato su questo progetto qui, ovviamente avrò un po' di tempo. Questo sì. Va bene, c'ho ancora comunque questi due o tre posti a disposizione, perché poi la prima settimana di novembre mi dovrebbe venire qualcuno dall'America, e generalmente dopo il 14-15 dicembre si va verso le feste, quindi non faccio niente. La terza settimana sono due giorni, probabilmente andrò a Monaco, non ho ancora deciso, perché ho anche altre cose per le mani, però vorrei andare da Ovesta, sono comunque due giorni, ricordo anche che potete fare così. Siccome il prossimo anno cambieranno le condizioni, ve lo dico subito, è inutile, quello che eventualmente suggerisco a coloro che non ce la fanno, vorrebbero venire ma non ce la fanno per diverse ragioni a essere sicuri di venire in questo periodo, di prenotare per il prossimo anno. Prenotano per il prossimo anno, gennaio, febbraio, marzo, che sia. E uno che ha prenotato può venire anche alla fine del prossimo anno, non è che io lo cancello, ci mancherebbe altro. Tanto io sarò qui, non è che poi il tempo, come vedete, passa veloce, perché è già 2 anni e mezzo che sono qua, sembra vero, ma... va bene.
Benissimo, Patrick, ci sentiamo quando sei pronto, non ci sono problemi. Ok, va bene, allora io ricordo dunque gli appuntamenti come al solito per loro, poi parleremo sempre anche di altre cose, no? Molto interessanti, il sabato alle 9 di mattina e per, insomma, sempre piano B e piano C, e il solito appuntamento è per mercoledì alle 19. Io saluto tutti, auguro a tutti la buonanotte, ci sentiamo la prossima volta. Grazie. Ciao Massimo. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Ciao.